Fumata bianca non ancora, ma ci siamo quasi. Da quanto traspare da fonti attendibili, il giorno della svolta dovrebbe essere quello di mercoledì 10 febbraio, la data della cessione dello Spezia dopo 13 anni di presidenza Volpi. Dopo giornate avvolte da un incomprensibile alone di mistero, oggi le informazioni sono più chiare sull'identikit del nuovo proprietario. Si tratterebbe di Robert Platek, uno dei fondatori del fondo MSD, che possiede già altri due club di calcio, uno nella massima serie della Danimarca e l'altro in Serie B in Portogallo. L'operazione dovrebbe concludersi mercoledì prossimo nello studio di un notaio di Milano per una cifra intorno ai 24 milioni di euro. Non ci saranno, salvo colpi di scena, stravolgimenti nell'assetto dirigenziale, ma eventualmente nuovi ingressi di figure di riferimento della proprietà nei quadri operativi. Il tutto sino alla fine della stagione. A mister italiano e ai suoi giocatori il compito di tenere viva la speranza di un miracolo sportivo sino alla fine. Si chiuderà quindi tra pochi giorni l'era Volpi in un clima di silenzio assordante che ha turbato per giorni i pensieri di una città sportiva che avrebbe meritato davvero un po' più di chiarezza. Lo striscione di oggi, affisso dai tifosi a pochi passi dal centro sportivo del Ferdeghini, è l'epilogo di una storia d'amore, ora sì, al tramonto.